Terza edizione di Salerno Letteratura Oltre i confini di Salerno. Sì, sono gli Stati Generali della Letteratura del Sud, questa è la terza edizione, le prime due le facemmo nel Cilento negli scorsi 2 anni e quest'anno invece abbiamo una situazione itinerante, Salerno, Cetara, che è la costiera amalfitana, e Potenza. Con quest'asse fra Salerno e Potenza, con la Basilicata in proiezione Matera 2019, capitale della cultura, già quest'anno Salerno Letteratura in giugno. Avevamo avuto una forte presenza lucana e ci piace consolidare questo asse interregionale proprio per dare un'idea di partecipazione del Sud. E gli Stati Generali sono per l'appunto un momento di riflessione sul Sud, sulla sua immagine, sul suo immaginario. Quest'anno il tema è la storia, le storie. Qui avremo sempre tanti scrittori ospiti, tra cui per esempio Antonio Scurati, che in questo momento è ai primi posti della classifica con il suo primo volume della trilogia romanzesca su Mussolini. Avremo un momento di celebrazione a un anno dalla scomparsa di Giuseppe Galasso, un grande maestro intorno alla cui eredità si confronteranno diversi storici. Avremo giovani scrittori come Alessio Arena, Alessio Forgione e altri. Insomma, un programma come al solito ricco e ricco non solo di presentazioni e dibattiti, ma anche di concerti, di musica, per esempio il reading musicale di Carmine Abate, lo scrittore calabrese, il reading musicale di Alessio Arena, dedicato a Gilda Mignonè, la grande chantosa della regina degli emigranti, come la chiamavano a suo tempo. E dunque un programma ricco e dislocato in vari punti in modo da creare una circolarità, una partecipazione che ci auguriamo sia molto forte come. Gli Stati Generali della Letteratura consegnano definitivamente una dimensione nazionale al Festival della Letteratura di Salerno. Una dimensione nazionale si acquisisce non solo con ospiti di grande livello, ma soprattutto se si diventa in qualche maniera catalizzatori di eventi e si fa cultura. In questo caso si propone come iniziativa di riferimento di tutto il Sud e l'aggancio con Matera credo che sia importante per tutto il nostro paese che si candida ad avere una città del Sud come capitale della cultura. Ok.